Benvenuti ad un nuovissimo appuntamento di Trucchi Segreti in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Come sempre vi manda un caloroso saluto Paltrinox e il vostro amato Link. Oggi continueremo la ricerca dei semi Korogu sparsi per le terre di Hyrule e tocca per l'esattezza l'Hyrule centrale, proprio questa zona qua che sbloccherete non appena scenderete dalle isole celesti. E si sbloccherà sbloccando questa torre che è chiamata la Torre del Forte di Guardia. Quindi i Korogu sono tantissimi sparsi in questa zona, direi di iniziare dal primissimo Korogu. Il primo Korogu di oggi si trova in questa zona qua, proprio in questo punto qua dove mi trovo io in questo momento, ok? E a queste coordinate, ok? Quindi mi trovo in questa zona qua. Rifaccio un nuovo zoom e la cosa è molto semplice, vi basterà usare Ascensus e salire sopra questo balcone, ok? Appena siamo immersi sopra c'è proprio questa roccia qui, la solleviamo ed ecco il primo Korogu di oggi, perfetto. Andiamo al prossimo. Questo seme Korogu si troverà in questa zona qua. Dov'è? Ecco qua, apriamo la mappa, si trova proprio in questo punto qua, a queste coordinate, proprio qui vicino alle rovine del borgo di Hyrule, ok? Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente dar fuoco a quelle foglie secche, che magari potremmo usare un frutto igneo, o se avete una foglia, anche una semplicissima foglia, potete togliere quelle foglie, un po' che però è una foglia Korogu, fare vento, o con una pietra focaia ugualmente potete incendiare queste foglie secche. Comunque, ci basterà sollevare questo sasso e apparirà il Korogu. Perfetto. Ok, andiamo a prenderci il seguente Korogu. Questo lo possiamo trovare in questa zona qua, sempre a queste coordinate, qui proprio nella piazza centrale c'è una fontana, ok? Quindi ci basterà solamente sollevare questo sasso e apparirà il Korogu. Ecco fatto. Bene. Questo si troverà in questa zona qua. Mi trovo sempre qua vicino alle rovine del borgo di Hyrule, a queste coordinate, ok? E basterà solamente usare Ascensus, perché se guardate nel soffitto ecco cosa c'è. Usate Ascensus e come emergerete nel piano di sopra vi apparirà subito il Korogu. Eccolo qua. Via. Yeah. Questo si trova in questa zona qua, a queste coordinate, proprio qui in questo punto qua, troveremo il Korogu. Basterà solamente rompere quel vaso ed apparirà. Eccolo qua. Perfetto. Questo sarà situato in questa zona qua, proprio qua dove mi trovo in questo momento, a queste coordinate, ok? Da qui proprio sotto il ponte ci sarà un vaso da rompere. Gli spariamo una freccia ed ecco il Korogu. Bene. Questo, da come vedete, si trova per l'appunto nei pressi di questa piccola fontana che si trova situata in questa zona qua, a queste coordinate. Quindi vi basterà solamente esaminare la luce che corre qui intorno e apparirà il Korogu. Eccolo qua, preso. Perfetto. Questo lo troveremo in questo punto qua e a queste coordinate,
Dobbiamo, in poche parole, dovremo seguire un fiore che si trova proprio là sopra questa colonna. Quindi noi saliamo su, eccolo lì il primo fiore, e dobbiamo, come ben sappiamo, seguirlo. Eccolo là quell'altro. Eccolo qua che è sceso. E ora dovrebbe essere là sopra. Perfetto. Tanto vediamo che sta arrivando anche la luna rossa, mi sembra di vedere, in lontananza. E andate con calma, se avete poca stamina, così evitate di non cadere o di non arrivare più che mai. Quindi, quando siete quasi proprio al limite, li fate l'ultimo salto. Ok, eccoci qua arrivati. Perfetto. Preso anche questo. Questo sarà situato in questo punto qua. Ok, a queste coordinate troverete il Korogu che si sblocca in questo isolotto che si trova qua. Perfetto. Adesso cosa dobbiamo fare? La cosa è molto semplice. Dobbiamo portare dall'altra parte questa roccia, ok? Ma come facciamo? Bene, usiamo una di queste tavole che si trovano qua. Prendiamo il nostro potere di ultramano. Prendiamo questa quadrata. La mettiamo qua. Ok? Gli mettiamo il masso qui sopra. Perfetto. E adesso guardate attentamente. Con ultramano la spingiamo di là. Ci avviciniamo. La appoggiamo. Adesso la facciamo tornare indietro. La lasciamo qui. Attiviamo il reverto. E la facciamo tornare indietro. Quando siamo di qua, stoppiamo il reverto. Prendiamo il nostro masso. Lo stacchiamo. Lo appoggiamo qui. Lo raccogliamo. E lo mettiamo qua. A posto. Fatto. Preso anche questo. Benissimo. Questo lo troveremo in questo punto qua della mappa. Proprio in questa zona qua, dove mi trovo in questo momento a queste coordinate, basterà solamente prendere ultramano, prendere questa tavola e bisogna riparare questo tetto. Quindi cosa facciamo? Facciamo così, giriamolo, lo mettiamo qui e lo incastriamo. Perfetto. Eccolo qua. Benissimo. Questo sarà in questa zona qua, a queste coordinate, e bisogna prendere al volo questo dente di leone. Aspettiamo che si abbassi un poco e lo prendiamo al volo. Eccolo qua. E anche questo l'abbiamo preso. Questo sarà in questa zona qua, a queste coordinate, e basterà semplicemente sollevare questa roccia e apparirà. Eccolo. Eccolo qua. Trovato. Questo lo troveremo in questa zona qua della mappa, a queste coordinate. E sarà molto semplice da prendere, perché dobbiamo solamente scalare quest'albero, dove proprio come vedete in cima all'albero troviamo questo sasso che lo solleviamo ed appare il Korogu. Bene. Questo si troverà semplicemente in questa zona qua. Eccoci qua, proprio qui vicino a questo stagnetto. Basterà solamente a queste coordinate sollevare questo sasso ed ecco il Korogu.
Bene. Questo sarà in questa zona qua della mappa, a queste coordinate. Basterà semplicemente romperlo. Ed ecco che appare il Korogu. Perfetto. Preso anche questo. Questo lo troveremo in questa zona qua, proprio nella fattoria della pianura, ok? In questa zona qua, a queste coordinate, basterà semplicemente dar fuoco a quelle piante, quindi diamo il fuoco. E al suo interno apparirà il Korogu con un masso che dovremmo sollevare. Eccolo qua. Perfetto. Preso anche questo. Questo si trova per l'esattezza in questa zona qua, proprio a fianco al sacrario di Joe Sinit. Proprio qui, a queste coordinate, troveremo il nostro Korogu, che sarà proprio in cima a questa struttura. Per arrivarci bene, se avete poca stamina, basterà solamente salire qua sopra, paravelarvi in questo punto qua e iniziare a scalare tranquillamente. E state pur certi che arriverete, non fate come me, ovviamente. Ovvio che no. Paravelate. E state pur certi, stavo dicendo, che arriverete tranquillamente dall'alto in cima a questa struttura. E la stamina vi basterà, quindi arrivati qua su sopra, guardate, guarda, quanta stamina ancora mi resta. E qui proprio c'è un piano per riposare. Quindi arrivati qua su sopra, c'è questo masso, basterà sollevarlo e c'è il nostro Korogu. Perfetto. Preso. Questo lo troveremo in questa zona qua, proprio in vetta al monte Daphnis Nohansen Ra Hyrule, quindi è una inerente citazione proprio a l'ultimo re di The Wind Waker. In questo monte qua, a queste coordinate, sbloccheremo il nostro Korogu, che dobbiamo completare questo cerchio fatto di sassi, di pietre. Basterà prendere questa che è qua e lasciarla qui nel dove manca la pietra e apparirà il Korogu. Benissimo. Perfetto. Questo sarà in questa zona qua, proprio in questo ponte. Mi trovo qua a queste coordinate, ok, in questa zona della mappa, e basterà solamente sparare al vaso che si trova sotto il ponte. Ed ecco il Korogu. Io ho preso. Ok. Questo lo troveremo proprio nei pressi dell'albero millenario, in questa zona qua, ok? Poche parole, dobbiamo arrivare in un solo, senza mai toccare da nessun'altra parte, atterrare di nel centro dove che ci ha segnato quella base là, ok? Cosa vi consiglio di fare? Tante volte cadete, non arrivate o sbagliate, vi consiglio di salvare. Salvate, ok? Così almeno tante volte doveste ripetere tutto, basterà solamente ricaricare il salvataggio e vi ritroverete qua. Quindi da qua vi paravelate e vi basterà atterrare direttamente proprio qui sopra. Ed ecco che appare il nostro seme Korogu. Perfetto. Andiamo a prenderci il prossimo. Questo lo troveremo qua proprio al Tempio dei Saggi, in questa zona qua. Proprio in questo punto qua dovremmo far
combaciare le due figure, che questa è l'originale e questa è quella che noi dobbiamo far combaciare. Quindi cosa facciamo? Prendiamo Ultramano e questo lo mettiamo di qua. Ed ecco fatto, cappare il Kurogu. Perfetto. Questo lo troveremo in questo punto qua, a queste coordinate. Basterà solamente far volare sto dente di leone e noi lo dobbiamo solamente prenderlo al volo. Perfetto. Ok. Questo sarà situato in questa zona qua, a queste coordinate. E sarà molto semplice da trovare. Basterà solamente sollevare questo masso. Ed ecco il Kurogu. Bene. Questo sarà a queste coordinate qua. Proprio in vetta al forte che è difeso dai Boblin. Basterà solamente sollevare questo masso e apparirà il Kurogu. Bene. Questo sarà in questa zona della mappa qua. Proprio qui. A queste coordinate. E basterà semplicemente sparare al palloncino che si trova sopra l'albero. Eccolo qua, il nostro Kurogu. Questo sarà per l'appunto in questa zona qua, a queste coordinate. Proprio qui troverete questa pedana che attiverà i palloncini e dovete farli scoppiare. Me ne manca uno, che per l'appunto è uscito questo ciuccio a rompermi le scatole. Che eccolo là. Fatti fuori 5 palloncini. Ecco il nostro Kurogu. Perfetto. Questo lo troveremo in questa posizione qua. Proprio in questo punto qua della mappa, proprio sopra la grotta del Parco Lobibo. Proprio qui a queste coordinate troveremo questo fiore che dovremo seguire, che dovrebbe arrivare fino alla, alla muraglia se non mi sbaglio. Quindi seguite il fiore. Ok. Ah, è entrato qua sotto. Eccolo qua. Dall'altra parte. Saltiamo. Ok. Ed eccolo qua. Il nostro seme Kurogu. Perfetto. Abbiamo preso anche questo. Questo sarà in questo albero qua, vicino al Monte Gustav, a queste coordinate. Lo troverete proprio qua. Una cosa molto semplice, dobbiamo rompere il vaso che si trova dentro il dentro l'albero. Voglio usare, per non stare a sprecare tante frecce, usiamo una mela, va. Toh. Va. Dai. Su. Non lo rompe quella mela? Io mi ricordavo che lo rompeva. Esatto, eccolo lì. Grazie. Perfetto, ho preso anche questo. Vedete, potete usare anche la mela così non state a speccare frecce. Questo lo troverete in questo punto qua della mappa. A queste coordinate. Proprio in questa zona qua. E basterà usare Ascensus, che sarà proprio sul soffitto il Kurogu. Allo sbucare dall'altra parte apparirà il Kurogu. Eccolo qua. Perfetto. Questo sarà in questa zona qua.
Andiamo qua a queste coordinate. Troveremo il Kuroko. Basterà sollevare questo sasso e completare qui il cerchio. Eccolo qua. Perfetto. Ho preso anche questo. Questo sarà in questo punto qua. E siccome è uno di quelli a tempo, vi conviene come sempre prima salvare. Salvate. E poi l'ho provato a fare. Se non riuscite la prima volta, come vi ho già spiegato, ricaricate e così almeno vi trovate già subito qui in questo punto qua. Quindi proviamo ad arrivare a tempo. Ce la dovrei fare tranquillamente, Sì. Eccoci qua. Preso. Bene. Preso anche questo. Questo lo troveremo in questa zona qua, a queste coordinate. In poche parole, lo dovremo aiutare ad arrivare a raggiungere il suo amico, che si trova dall'altra sponda. Eccolo là. Quindi cosa facciamo? Con Ultramano lo prendiamo, lo portiamo qua con noi al Kuroko. Ok, aspettate. Al Bobby. No. Smetta tu di tirare i sassi. Cos'è Kuroko? Te sto usando come Fungible, ma è una situazione un po' critica. Tu, vieni con me. Dai. Allora, questo. Prima di mettere quello. Sta vela. Non me la scollega? Ah no, è proprio nata così la barca. Pensavo che era... hanno collegata male, ok. Lasciamola così. Questa imbarcazione la mettiamo qua per adesso. Prendiamo delle turbine, ne usiamo due, una la mettiamo qui e l'altra la mettiamo qua e andiamo dall'altra parte. Su. Dai. La faccio lasciarti qui da qualche parte? Non ce la fa, Va bene. Come non detto. Allora, aspetta qua. Resta qui. Non te muovere, Mi raccomando, baccalà. Vieni qua. Tra l'altro, lo sto facendo proprio nel momento in cui sta piovendo. Peggio di tutti. Ora minimo me cade, Gli posso usare reverto contro di lui? Ah sì? Vieni qua. Ho provato di Ultramano. Ok. Scaliamo sto oggetto. E finalmente l'abbiamo portato qua dal suo amichetto. Toh, fate l'amore adesso, su. Ok, e due semi Kuroko. Grazie. Perfetto. Magicamente ha smesso anche di piovere, ma vabbè, sono dettagli. Andiamo a prendere l'altro Kuroko, va. Questo lo troveremo qua.
proprio qui nel pontile, vicino al fossato del castello, a queste coordinate, troveremo questo qui. Io ovviamente userò le nostre ben amate mele ormai. Vediamo di riuscire a romperlo. Perfetto. Ed eccolo qua. Un altro corogo. Perfetto. Questo sarà in questa zona qua. Qui alle rovine del carcere, in questa zona qua, queste coordinate, troveremo queste tre statue con questa luce che gira intorno e sarà semplicemente un corogu. Esaminate ed eccolo qua. Ok. Questo sarà di preciso in questa zona qua, dove mi trovo io adesso, a queste coordinate, proprio sotto il ponte, vedrete un palloncino. Basterà farlo scoppiare ed apparirà il corogu. Eccolo qua. Ok. Questo lo troverete in questa zona qua. Proprio in queste rovine qua. Basterà solamente sollevare questa roccia ed eccolo qua. Perfetto. Questo lo troveremo in questa zona qua, a queste coordinate. E bisognerà semplicemente fare... mettere questo qua dentro. Ok. Facciamo così. Entra per favore. Perfetto. Eccolo qua. Ok. Questo lo troveremo facilmente in questo punto qua. Proprio in questa zona qua. Quindi a queste coordinate basterà solamente esaminare la luce che gira qui intorno. Mettiamo che torni. Eccolo qua. Ed ecco il corogu. Perfetto. Questo sarà in questa zona qua. Proprio qui, vicino all'entrata del castello. In questo punto qua, a queste coordinate, prima cosa vi dico di salvare. Tante volte non riuscite nell'intento, così ricaricate qua. E poi vi tuffate. Ed eccolo qua. Perfetto. Quest'altro invece lo troverete in questa zona qua. Proprio in questo punto vi basterà usare Ascensus. Risalire. Perfetto. Venite da questa parte. Andiamo qua sopra. State attenti a non cadere. È proprio qui dove c'è questa roccia. La solleviamo. Ed abbiamo il nostro corogu. Bene. Questo sarà situato in questa zona qua. Proprio qui del castello. Vicino al terzo torrione, a queste coordinate, dovrete solamente buttarvi qua sotto, aprire la paravela e risolvere il puzzle qua, con ovviamente ultramano, che dovrebbe stare, non vedo come sta, no, non sta così. Per niente. Ma sta così. Giralo. Così, perfetto. E adesso giro dall'altra parte. Ancora un po'. Ed eccolo. Perfetto. Benissimo. Preso anche questo. Questo sarà situato in questa zona qua. Anch'esso sempre vicino al terzo torrione, a queste coordinate. Proprio qui c'è questa luce che basterà esaminarla e vi darà il corogu.
Bene. Questo lo troveremo in questo punto qua. Sempre quindi appresso del castello a queste coordinate. Basterà seguire questo fiore. Dovrebbe essere andato dentro. Non è dentro? Sì, è dentro, è dentro. Ok. Là sopra. Ed è arrivato laggiù, in fondo. Perfetto. Ok. Per questo vi conviene venire in questa zona qua. Ok, a queste coordinate, sempre qui nei pressi del castello di Hyrule, dovete paravelarvi ed entrare qua dentro. Eccolo qua. Entrati qua dentro, dobbiamo far fuori quei palloncini. Ok, ed ecco qua il nostro Korogu. Perfetto. Per questo vi conviene venire in questo punto qua, a queste coordinate, e da qui entrare qua dentro. È proprio lì dove c'è quei fiori. Ci tuffiamo e sblocchiamo il Korogu. Non fate come me, ovviamente. Ripetiamo il tutto. Tuffati, Link. Ma ti ho detto tuffati. Per favore, adesso non si può tuffare, eh. Stai a vedere. Tu, vieni qua. Dai. Ok. Perfetto. Eccolo qua. Preso anche questo. Questo sarà situato in questo punto qua. Proprio in questa zona qua. Dovete scendere qua sotto e rompere ovviamente il nostro famoso vaso. Eccolo qua. Perfetto. Questo sarà in questa zona qua. Proprio in questo punto qua ci sarà da ricopiare questo triangolo. Il sasso è proprio qui. Lo lasciate qua. Ecco, appare il Korogu. Eccolo qua. Perfetto. Benissimo. Questo invece sarà situato in questa zona qua. Proprio in questo punto qua. Sotto questo ponte c'è una roccia da sollevare. Eccola qua. La solleviamo. Link, sollevala per favore, grazie. Ed eccolo qua, il Korogu. Perfetto. Questo sarà in questa zona qua. Sempre a queste coordinate e nel castello di Hyrule. Basterà venire qua sopra. Link, grazie. E bisognerà far fuori i palloncini. Aspettiamo che arrivi. Uno. Due. Aspettiamo che scenda quell'altro. Faccia il giro. Aspettiamo qui. Lì. Tre. Scusate. Ero spostato un po' dall'altra parte. Comunque era lì. Perfetto. Fatti fuori tre palloncini. Ci viene dato il Korogu. Questo si trova sotto questo piccolo ponte che è situato in questa zona qua. A queste coordinate basterà scendere qua sotto con ultramano, solleviamo il sasso che è lì dentro. Ed ecco il Korogu.
Perfetto. Questo sarà situato in questa zona qua. E si trova proprio in vetta qui a questa punta lì. È il classico Kuroko che c'era anche su Breath of the Wild. Che arrivati sopra, vedete, già stanno a prendere foglie. Basterà esaminare. E ci darà il Kuroko. Riposata ancora. Via. Perfetto. Esaminiamo. E abbiamo preso anche questo. Bene. Il capitolo di oggi si conclude qua. Abbiamo preso tutti i semi sparsi in questa zona qua, sbloccando la torre del forte di guardia. I Kuroko che sono sparsi qua nel castello di Hyrule, proprio sopra il castello, lassù, quelli farò un video a parte. Tanto sono come 10 Kuroko e basta che si trovano là, quindi state in allerta che arriverà presto anche quel video. Quindi, che scusa migliore per iscrivervi, supportare con un bel like e ringraziarvi per avermi sopportato per questo, non so, lungo video, perché deve essere venuto ormai un lunghissimo video di tanti Kuroko. Grazie infinite, spero di esservi stato d'aiuto. Vi manda un abbraccio psicologico Paltrinox, il vostro amato Link, e ci vediamo al prossimo video. Che la Dealia sia con voi e che la Triforza vi accompagni. Adios. We'll be right back.